Ciao a tutti da Fotone, IGN Italia, qui dalla Gamescom. Ho appena provato Little Big Planet, il nuovo Little Big Planet per PlayStation Vita. L'ho provato presso lo stand di Sony. C'erano due livelli da provare. Il primo, classico, Little Big Planet puro, con l'ovvia novità del touchscreen, parlando di PS Vita. Quindi era possibile spostare con il pollice alcune piattaforme e proseguire il cammino, il classico cammino del Sackboy. Tanti nuovi costumi, quello di Journey ovviamente era il più bello e il più affascinante. Il secondo livello era fondamentalmente un minigioco, c'era un Locoloco style molto monocromatico con delle soluzioni puzzle veramente divertenti, si rimbalzava e si rimaneva attaccati alle pareti. E questa è la parte in realtà collaterale di Little Big Planet, ma anche quella più importante su cui Sony punta più l'attenzione è quella che comunque darà la possibilità a tutti gli utenti di creare mondi e minigiochi. È possibile creare ovviamente minigiochi di auto, di picchiaduro, puzzle game, qualsiasi roba. Quindi insomma, Little Big Planet introduce la novità ovviamente del touchscreen e la possibilità di creare altri milioni e milioni e milioni di mondi che già sono stati creati in Little Big Planet 1 e il 2. Quindi insomma, veramente una bella novità, c'è da attenderlo con ansia e prendetelo per PS Vita. Io lo farò. Ciao, grazie.